scusa, dove ci troviamo? Ci troviamo presso la pasticceria Massera, Sala Biellese. Buongiorno a tutti, siamo qui a Bornasco per il raduno del Biellese. Siamo qui con la radunista più importante, padrona della macchina più bella del raduno, nonché mamma della signora che ha questa macchina, che è la seconda panda più bella del raduno. Signora, che cosa ci racconta di questo raduno? Come mai ha scelto di guidare una panda? Perché vanno benissimo e vai dappertutto. E soprattutto mi diceva la signora che questa non è la prima panda, neanche la seconda, neanche la terza, ma è la quarta panda. Quindi è una signora che ha visto tutte le generazioni della panda. Signora, ma qual è la cosa più bella proprio che si fa a questi raduni? Ma che si ci trova un po' tutti. Si trovano un sacco di amici, sì. E poi soprattutto la signora vuole venire perché tutti le dicono che la macchina più bella è la tua. Infatti adesso con la figlia non si parlano più perché lei si è presa... Non è vero, non si parlano più perché litigano chi ha la macchina più bella, no? No, non è vero. Infatti il genero questa volta ha portato anche i genitori per farsi difendere, però staremo a vedere chi la vincerà, lo scopriremo questa sera. Ciao ciao! Ecco, era il 1979 e tutto iniziò di qua. Infatti, nonostante ufficialmente la panda nasce nel 1980, nel 79 c'erano già i primi esemplari. Oh, ecco qui l'organizzatore. Buongiorno. Ciao Michela, benvenuta. Buongiorno. Come mai la scelta di fare un raduno di primavera? Ma perché ci mancava. Ecco, come vedete Michela è una delle più importanti organizzatrici di raduno panda e il raduno di panda, degli amici di panda del Biellese non si può mancare. Giusto. Anche oggi è il pienone, ma come anche fai? Anche oggi il pienone, è una formula magica. E tra l'altro ai raduni di Michela, in un giorno in cui in tutta Italia c'è un disastro del maltempo, non piove mai. Ed è per questo che siamo venuti, perché a Milano grandinava. Ma il Signore ci aiuta. Il Signore ci aiuta perché ricordate, dove c'è Michela c'è anche il sole. Però Michela, toglimi una curiosità, non potete fare un po' di selezione? Questo Benny che viene ai raduni, che noi dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Me lo chiedo anch'io. Vabbè, ora li facciamo saltare la macchina, vado dai. Saltare la macchina. Ciao. A un certo punto quando vuoi io parlo con lui, tu ti avvicini e poi dico io qualcosa. Dopo fai il spaccato. Un raduno di panda non è un raduno se non è presente Jack, l'uomo toscano più importante del raduna panda. Jack, come stai? Ma io sto bene, quando sono a raduni sono un altro mondo, sono nuovo. Vedete? È un uomo nuovo anche se vecchio, ma soprattutto. Guarda. Ma quanto è bello il raduno di Michela. Mamma mia, i grandisti del Biellese. Cioè, popola. Pensa che c'è pure Nelson, ma che viene a fare Nelson, che quello mi già brava da solo. E la mamma. E poi c'è la signora Rita che tutto nasce di là. Imparate, lei ha fatto nascere tutto. In effetti, se non ci fosse stata Rita, non ci sarebbe stata Michela, non ci sarebbero stati i raduni di panda del Biellese e noi oggi non saremmo qua. Comunque, come dice il proverbio, panda se non ci fosse andrebbe inventato come Willy. No, bisognerebbe inventarlo. Andrebbe. No, bisognerebbe. Ho sbagliato come Lapo il congiuntivo. Faglio congiuntivi tipo Lapo. Tra tante macchine belle, ne ho vista una che mi ha colpito in particolare, che viene da Via d'Assuta, che non ho idea che cosa sia. Ah, ecco qui la sua ragazza proprietaria, fresca di patente, una diciottenne nuova. Cara, che cosa ti piace di questi raduni? Come mai? Io ti vedo bellissimo, sempre e vengo soltanto perché ci sei tu. Certamente, io vengo perché ci sei tu. Ma sai che io non ci tengo a queste cose. No, io guarda, oggi poi è dolce anche, raduno bellissimo, gente bellissima, il tempo un po' più... Vabbè, però almeno non piove, però, che fa freddo non fa gente niente. Gente ce n'è ed è bello. Ma toglimi una curiosità, come mai sei riuscita ad accalappiarti il titolo di la proprietaria della macchina più bella del raduno? Ma così non lo so, forse per le scritte, con le cose, non lo so, ma cosa è successo, ma cosa hai piaciuto? Comunque avevi ragione, non tutti sono simpatici, infatti in camera venne un pezzo di... No! A due pezzi di... Grazie di esistere! Grazie a voi ragazzi, ciao ciao ciao! Ciao! Si sa che il Piemonte è una terra umida ed ecco per cui il proprietario di questa splendida macchina ha pensato una colorazione a buccia d'arancia. Oh, che cosa vedono i miei occhi? Questa auto in realtà è di importazione tedesca, come vedete. La mascherina è di provenienza Golf. Voi non lo sapete, ma Volkswagen e Fiat fecero un accordo tanti anni fa e nacque così la Golf Panda, una macchina molto rara in Italia e che ce l'ha soltanto una persona di Borgo Manero, che tra l'altro fa il pompino. Borgo Manero. Si chiama sono quel di Castelletto. Paese di merda, cazzo, è di Castelletto. Ma, però lavori a Borgo Manero. Devo mettere adesso. Ma che cazzo ne so? Ma questa macchina
Merda, ma l'hai visto che marcia! Cioè, guarda, ragazzi, una Panda Caffè, questo ce l'ha guastata, lo vede? Era una Panda Caffè, ce l'ha guastata, ce l'ha resa ruvida, ha reso una macchina di merda. Guardate, che la gente in autostrada mi diceva: ah, c'è un raduno che vi ha dato tre mani, vedeva lui, ah, ho capito, andate a ragnarle, una tragedia. Perché poi il raduno del Biellese è anche una festa delle famiglie. Vediamo qua una bellissima Panda rossa di seconda generazione, versione rigorosamente base. Ciao cara, ciao. Come stai? Benvenuta. Bene, bene. Ah, vedo che è venuta anche tua figlia. Vieni cara. Come state? Bene, bene. Hai preso la patente finalmente. Certo. Sì. Spieghiamo un po' ai nostri amici perché un padre vuole venire con una figlia al raduno di Panda. Perché ha la patente. Ah, e quindi adesso guida lei. Adesso non guida hai lei. Paura, scusa, no, no. Di far guidare ad una no. donna. No. Ma tu guidi bene? Certo, guido bene. Ok, andiamo a vedere se la macchina è perfetta. Come vedete ha perso i copricerchi e non se ne è accorta. Ma soprattutto non è neanche graffiata. Ma c'è anche di due colori. Dai, adesso ci sono anche i fratellini. Che carini. Che bello. Paolo e Chiaro, il panda. Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie di esistere. Nonostante fosse uno dei modelli più diffusi, era tantissimo che non vedevo una Panda 1000 Fire. Vedete che bel bagagliaio che ha. Ah, oddio, conservano dentro anche una persona. Matteo, vieni un attimo, per favore. Matteo è uno dei protagonisti più giovani di questo raduno. Matteo, quanti anni hai? Quest'anno 20. E questa macchina come mai te la trovi? Di mio nonno. Bellissima, quindi come vedete l'amore per la Panda si tramanda da generazione in generazione. Come mai certi però sono bianchi? Li ho verniciati io perché erano tutti arrugginiti, quindi li ho... Matteo, non ci piace, la prossima raduno li vogliamo grigi e li vogliamo riportare come erano, perché la macchina deve tornare all'antico spessore quando era la tua nonna. È la prima volta che fai il raduno? No, è la seconda, ce l'ho già anche quando era l'ultima volta. Ah, e quindi è recidivo, cioè quindi è venuto lo stesso nonostante tutto. Vabbè. Infatti ho anche la medaglietta. E da dove arrivi? Cafasse. Ok, poi non sappiamo dov'è, ma sarà una ridente cittadina. Vicino Torino. Vicino Torino. Comunque complimenti, la macchina più bella di questo raduno è la tua. Grazie. Oh, ci ha creduto, dai, dai. Come vedete il mondo Panda è molto raffinato, guardate qua che splendore, guardate qua. La mia macchina. Vieni, vieni per favore, come vedete si parla di raffinatezza, esce il... lui è il cugino di Jazz Cavalli, detto anche Gabbana senza dolce. Da quanto tempo c'hai questa macchina? Soprattutto perché l'hai ridotta così? Era carina. No, dai, era carina? Sì, era carina. Ma come mai hai deciso di rovinarla? Perché sono rovinato io. Ah, ho capito, però lo troviamo molto bene, dall'ultimo raduno ha perso circa 10 kg perché ha detto che non vuole rovinare il sedile della Panda, giusto? Esatto. Quindi vedete, l'amore va anche contro le proprie aspirazioni, che una delle sue era quella di mangiare, adesso non più. Ciao e grazie di esistere. Ciao ciao, la più bella della tua. Lo sai che non ci tengo a queste cose. E questa è la Panda come l'ha disegnata il grande Giugiaro, una matita perfetta alla ricerca della semplicità, dell'ergonometria, ma soprattutto della purezza del viso. Come vedete non ci sono maniglie e soprattutto i vetri sono tutti quanti piatti, un portellone ampio, il sedile posteriore a sdraio è completamente estraibile per assicurare un vano di carico migliore. Andiamo a conoscere il proprietario d'epoca anche lui. Buongiorno, buongiorno, prego, ben. Lei è il proprietario della macchina più vecchia del raduno. Sì. È un caso che è anche il più vecchio del raduno. No. Ah, quasi più vecchio, quasi più vecchio. Ah, ho capito, da quanto tempo c'ha questa macchina? Sono veterano. Tra l'altro io so che lei è appassionatissimo di Panda, l'ho vista guidare anche delle altre Panda. Sì, ha 5 Panda, voi pensate, è l'uomo più pandista d'Italia. Ora a questo punto, considerando che comunque si può trattare quasi di una patologia, noi la pregheremo di salire in macchina e allontanarsi, grazie. E Panda non è solo un'auto normale, una vetturetta, è anche 4x4, vedete qua uno splendido esemplare. Abbiamo anche la fortuna di avere il suo proprietario. Ciao caro, benvenuto. Grazie, io ti grazie. Ricordo sempre con tanto piacere, grazie. Perché la macchina più bella del raduno è la tua. Come vedi, c'è gente simpatica che partecipa al raduno. Che sempre... Ah, vedi? No, come no? È simpatico. Lascialo in diretta. Ma ragazzi, te ne vai al diavolo. Hai visto? Un matrimonio è finito perché lui ha detto che questo ragazzo è simpatico. Cioè, come vedete, è tutto vero nei raduni, cioè finiscono nei matrimoni. Perché comunque. Tra l'altro lei si era stancata, me l'ha detto sempre con questa merda. Vedo qua una macchina molto particolare, tra l'altro come vi avevo detto, design Giugiaro, ma veramente molto particolare, di vari colori. È molto bella, chissà di chi sarà,
Non sappiamo chi è il proprietario. Ah, ecco, di nuovo lui. Comunque, complimenti. Com'è nata la passione per questa auto e soprattutto perché l'hai conciata così? Perché io ho cercato anche il dermatologo che me la mettesse a posto stamattina. Più visite, tutte private, perché le nostre ASL, tempi, niente. Non è un dermatologo serio e non lo trovo neanche, non riesce a tirargli via le macchine. Comunque ragazzi, come vedete, nonostante la malattia, questa voglia di vivere e macinare chilometri continua a far attraversare dei raduni in una maniera molto importante. Complimenti a Claudio perché porta avanti e difende la malattia. Manda anche tu un SMS scrivendo per una banda migliore e manda un euro tramite SMS.